Eccoci nuovamente qui. Allora, facciamo il punto della situazione, o all'inglese della situation, della card dell'evento speciale pay per view WWE Clash of Champions che si terrà non questa domenica, ma la prossima, ovviamente in diretta in esclusiva su WWE Network in lingua originale. Dalla fonte Wiki partiamo con la card da Drew McIntyre contro, io qui vedo Randy Orton o Keith Lee. Ora non so se dipenderà dalla puntata di lunedì a Raw, può darsi, in un ambulance match. Vabbè, ma io penso più che Keith Lee, Randy Orton, quindi insomma. Sarà una sfida bella interessante per il titolo, appunto, WWE detenuto da Drew McIntyre. Poi, match singolo cugino contro cugino per il titolo WWE Universale di Roman Reigns che affronterà, appunto, suo cugino Jey Uso. Ricordiamo che Roman Reigns è il nuovo poleman guy dell'avvocato Massimo della federazione. Bayley contro Nikki Cross, valido per il titolo femminile di SmackDown detenuto da Bayley. Ricordiamo che comunque i recentissimi fatti di cronaca di SmackDown tra Bayley e Sasha Banks mettono ancora più carne sulla brace, visto che siamo all'ora di pranzo. Di tante ipotesi ed eventualità, insomma, però è ovvio, la federazione ha già organizzato tutto, quindi si parla, diciamo, di una sfida poi all'interno della cella infernale tra Bayley e Sasha Banks. Bisognerà capire se poi sarà con Bayley che avrà ancora il titolo alla vita o meno. Può darsi, può darsi. Poi Nia Jax e Shayna Baszler, campionesse femminili di coppia contro la Riot Squad, Ruby Riot e Liv Morgan. Poi nuove aggiunte, eccole, Cesaro e Shinsuke, Shinsuke Nakamura, come vogliamo, contro Lucha House Party, Kalisto, Gran Metalik e Lince Dorado per i titoli di coppia di SmackDown. Certo, per il Lucha House Party sarà una grande occasione. Non ho visto ancora qualcosa di SmackDown perché oggi vi ho detto mattinata abbastanza impegnativa. Però vedrò qualcosa tra non molto. Poi Jeff Hardy contro AJ Styles contro Sami Zayn, il Triple Threat che tanto lo stavamo chiamando ed è stato ufficializzato con Jeff Hardy che sapete ha conquistato il titolo battendo qualche settimana fa AJ Styles. Sami Zayn che come sapete dopo aver vinto contro Daniel Bryan a WrestleMania poi non si è fatto più vedere, quindi diciamo questo match è come se alla fine vedrà, secondo me, l'incoronazione del vero campione assoluto intercontinentale, anche perché comunque tutti e tre sono stati, vabbè, Jeff Hardy, campione intercontinentale, Sami Zayn, legittimo campione intercontinentale, AJ Styles lo è stato, quindi sarà una sfida sicuramente molto interessante. Poi tag team match per i titoli di coppia di Raw. Qui vedo scritto gli Street Profits, Angelo Dawkins e Montez Ford contro, ipoteticamente, non so se ci sarà uno o più match a riguardo a Raw lunedì, con Seth Rollins e Murphy, o Andrade ed Angel Garza, o Humberto Carrillo e Dominic Mysterio. Ma io, da quello che come dire,
Ciò che mi stuzzica, mi piacerebbe vedere gli Street Profits contro Carrillo e Dominic Mysterio. Vabbè, sì, Dominic, beh, può essere una sfida interessante. Io, se fossi in un dirigente o in uno scrittore di storie WWE, proporrei per Clash of Champions un bel Seth Rollins contro Buddy Murphy. Certo, poi a Raw questa settimana abbiamo avuto e dovrebbe essere la definitiva separazione tra Andrade ed Angel Garza e la stessa anche Zelina Vega che sembra puntare al titolo di Asuka. Sicuramente poi martedì ne sapremo qualcosa in più guardando la puntata o leggendo il report. Quindi diciamo che se ci facciamo due conti, la card che ora a 7 match potrebbe arrivare anche a 9-10 sfide, che non è male, magari con un 3 ore di show, insomma, poi dividendo in maniera equa il minutaggio per ogni match, certo i match per i titoli massimi, poi comunque questa è la card. Settimana prossima poi ovviamente non perdetevi il video con i miei pronostici di Clash of Champions. Il resto vi auguro, come ho fatto prima, un buon proseguimento di giornata, di fine settimana. Buona domenica per domani. Mi raccomando che oggi inizia la nuova stagione di Serie A, quindi anticipi, domani le altre sfide, lunedì il Monday Night, Milan, Bologna, insomma. Bene, grazie a voi tutti, ci vediamo alla prossima, salute a tutti amigos, alla grande, ciao!